Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Influencer Hit Parade. Buonasera Jessica Brugali. Buonasera a te Luca Viscardi e buonasera a tutto il pubblico di Sela TV. Allora, noi come ogni settimana ci occupiamo di un programma ibrido che è il mondo dei social e il mondo della televisione che si sposano, classifiche soprattutto, dati che riguardano il mondo dei social media che oggi ci porta verso una piattaforma che addirittura ancora non è disponibile nel nostro paese e poi vi racconteremo anche perché. Si chiama Threads ed è una delle piattaforme del mondo di Meta, quindi la stessa società che è proprietaria di Facebook, di Instagram e anche di WhatsApp, che ha lanciato questa nuova piattaforma come sfida al mondo di Twitter, che oggi si chiama X. Insomma, un mondo in divenire. E oggi abbiamo una classifica delle persone reali. Esatto, se abbiamo una classifica partiamo subito dal quinto posto. Troviamo una youtuber americana, si chiama Virginia Fonseca, e ha ben 2.3 milioni di follower su questa piattaforma che io personalmente conosco gran poco. Beh, diciamo che è una piattaforma che si avvicina tantissimo proprio alla Twitter che conoscevamo e insomma lo vediamo anche i numeri sono ancora un po' piccoli. Ancora un po' bassini, esatto. Andiamo al quarto posto, troviamo Fabrizio Romano con 2.5 milioni di followers. Giornalista italiano. Giornalista italiano, infatti questa è una cosa curiosa, proprio per il fatto che ancora Threads non è disponibile da noi, sarebbe curioso capire esattamente la dinamica con cui Fabrizio Romano si è posizionato al quarto posto. Perché io ho provato ancora, cambiando discorso, a scaricare TikTok cinese, ma non ci sono riuscita. Magari mi infilo e invece non ci sono riuscita. Andiamo avanti, al terzo posto troviamo Anita, brasiliana, cantante, attrice con 2.5 milioni di followers. Beh, anche lei noi la conosciamo soprattutto per alcuni duetti, no? Che ha fatto anche con artisti italiani al suo paese, è veramente di una popolarità impressionante, lo dice anche la presenza sulla piattaforma Threads. Esattamente. Al secondo posto invece troviamo Ronaldinho con 3 milioni di followers, vabbè, tutti conoscono, insomma, calciatore brasiliano. Che tanto è curioso, no? Che sia per una volta Ronaldinho e non Cristiano Ronaldo. Quindi, tanto Ronaldinho che ai tempi era diventato famosissimo anche su YouTube per un famoso video in cui colpiva ripetutamente la traversa calciando il pallone senza bisogno di dover montare nulla, no? Cioè lui la colpiva veramente in continuazione, in questo caso molto forte anche su Threads. E al primissimo posto invece troviamo Jennifer Lopez, sorpresona, perché anche io mi aspettavo un Cristiano Ronaldo, invece no, Jennifer Lopez con 5 milioni di followers, cantautrice americana. Sì, questo probabilmente era una cosa a cui pensavo qualche giorno fa, probabilmente Threads venendo dal mondo di Instagram e dal mondo di Facebook e anche di WhatsApp, probabilmente anche all'inizio ha subito avuto un profilo un po' elevato a livello di età, lo vediamo anche dai personaggi che sono inseriti nella classifica, quindi Jennifer Lopez diciamo che ci sta, no? Santa esatto. Subito. E poi mi viene da dire i numeri sono ancora molto bassi rispetto agli altri social, forse perché è proprio nato a luglio del 2023, quindi da qualche mese. Deve crescere ancora molto. Allora, l'inizio è stato bruciante, addirittura 7 milioni di follower, di utenti in un giorno, bruciando addirittura anche l'arrivo di ChatGPT. C'è stata una crescita esponenziale molto forte nei primissimi giorni, poi i numeri sono andati stabilizzandosi senza arrivare a cifre inimmaginabili, probabilmente nel progetto di Meta c'erano cifre più alte, però insomma il dato è sicuramente interessante. E perché ancora da noi non c'è? Allora, c'è un tema di regolamentazione, è un tema proprio di rapporto con l'Unione Europea, probabilmente ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, saprete, no? Che Instagram e Facebook ora propongono un piano a pagamento per evitare la profilazione degli utenti. Threads ancora non ha trovato proprio un equilibrio nella quantità di dati raccolti e nel tipo di dati raccolti, per cui in questo momento in Europa non è presente e non sappiamo neanche quando lo sarà. Tra l'altro io leggevo che è stato bloccato subito in Iran. Beh, in Iran è stato bloccato immediatamente perché era diventata, diciamo, l'alternativa a Twitter, quindi molti dei dissidenti si erano spostati da X, noi continuiamo a chiamarla Twitter, ma ormai si chiama X, da X a Threads, per questa ragione è stata immediatamente bloccata dalle autorità. Bloccata. E invece 7 milioni di iscritti in poche ore, quindi ha superato, dobbiamo dire, anche altre applicazioni, no? Sì, anche è vero, è arrivata fortissimo all'inizio, più di ChatGPT, tra l'altro inizialmente, tantissimo. Pur non essendo disponibile la capacità di
spedire contenuti verso Threads, in Europa ci si poteva quantomeno registrare. Ora invece non è proprio più accessibile, quindi dobbiamo davvero pazientare. Ma invece una domanda, dopo tutto il casino generato sui social per l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, come mai adesso non si sente più nulla? Beh, diciamo che è difficile valutare oggi quello che una volta era Twitter e che oggi si chiama X, perché nella testa del suo acquirente, cioè di Elon Musk, c'è un progetto che è molto diverso da quello che gli utenti immaginavano. Cioè Elon Musk non ha comprato Twitter per modificare la piattaforma così com'era. Nella sua testa c'è l'idea di creare una struttura digitale completamente diversa, molto più vicina a quella di WeChat in Cina. Anche il cambio di nome è un passaggio importante in cui Elon Musk ha voluto sottolineare che quello che arriverà sarà completamente diverso da quello che c'era. Probabilmente un'applicazione in cui fare tutto, questo è quello che vorrebbe fare Elon Musk. Dal punto di vista della gestione dei contenuti, fino adesso è stato un disastro, è diventata un'applicazione polarizzante soprattutto dal punto di vista della politica. Nelle ultime settimane c'è stato un fuggi-fuggi generale degli investitori perché Elon Musk avrebbe sostenuto un post antisemita ed è per questo che Disney, Apple e tantissime altre società hanno deciso di non investire più in pubblicità. Diciamo che non è un momento facile. Non è un momento facile, vabbè, arriveranno tempi migliori anche per X o Twitter. Sì, 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 speriamo che in effetti arrivino. No? Esatto, io ad esempio non lo utilizzo tantissimo come applicazione, quindi magari se in un futuro ci sarà qualche cambiamento, magari... Sì, allora potrebbe potenzialmente essere molto interessante soprattutto per un pubblico adulto, è una grandissima fonte di informazione, ma ha bisogno di una gestione dei contenuti migliori. Noi invece torniamo a qualcosa di diverso, torniamo a TikTok, vediamo uno dei video più forti della settimana di Jessica. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down, get the scrappy. It's dry. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down, get the scrap. Okay. Allora, avete visto dunque uno dei video di questa settimana di Jessica Brugali su TikTok, ma la domanda, ma come ti vengono? Allora, questo è stato abbastanza semplice perché era un trend abbastanza virale appunto sui social ultimamente, sia Instagram che TikTok, quindi molte volte prendo ispirazione appunto dei trend e poi cerco sempre di renderli miei, di personalizzarli anche solamente un po', ma almeno non sono troppo simili insomma a quelli che girano sui social. E come si intercettano i trend? Quando inizio a vederli troppo nella home page capisci che effettivamente sta diventando un trend, oppure puoi anche essere tu parte integrale insomma, certo, per rendere poi un video un trend spingendolo appunto a tutti i tuoi follower. Io cerco sempre di trovare nuove cose e di crearli io i trend, ma non è così semplice, quindi tante volte li rubo. Beh, insomma, anche questo è interessante. Io vedo ad esempio nel mondo della tecnologia, in effetti i video sono tutti un po' simili l'uno all'altro, no? È un po' meno magari facile riuscire a trovare qualcosa di veramente creativo, di veramente divertente. In effetti poi quando vedi qualcosa che è stato fatto da qualcun altro, ad esempio nel mondo della tecnologia si fa il contrario, no? Si tende ad evitare di emulare qualcosa che c'è già. Ma cosa ci insegni questa settimana? Questa settimana vi insegno a fare le storie in evidenza. Tu sei capace, Luca, certo. Lo fai? Perfetto. Tutti i giorni. Vi faccio vedere subito come si fa. Come sempre iniziamo aprendo la nostra applicazione, in questo caso Instagram. Per caricare una storia in evidenza o ne carichiamo già una pronta, oppure io ne seleziono una che ho già caricato. In questo caso, siccome ne ho caricate tante in questi giorni, seleziono una storia già online. Come vedete sotto abbiamo tre possibilità: caricarla su Facebook o mettere in evidenza, oppure abbiamo altro, che sono altre opzioni. Clicco su metti in evidenza. Possiamo scegliere se aggiungerla ad un album già presente, io ne ho presenti abbastanza tanti, oppure creare uno nuovo. Ne creo uno nuovo, diamo il nome alla nostra storia in evidenza, in questo caso io lo chiamerò outfit. Aggiungo.
E la nostra storia è stata aggiunta in evidenza. Come potete vedere, le storie in evidenza si trovano tutte in fila sul profilo, quindi non se ne andranno mai. Ovviamente non potranno mai aumentare di visualizzazioni, perché le storie scadono comunque dopo 24 ore, ma è un po' come se fosse un post. Quindi qui potete vedere tutte le vostre storie in evidenza e tenerle per sempre sul vostro profilo. Anche per questa settimana il nostro tutorial finisce qui, ora andiamo in pubblicità, ma noi torniamo tra pochissimo. Bentrovati e bentornati dunque a Influencer Hit Parade, che lo sapete, no? Un programma ibrido dedicato al mondo della televisione, quello dei social, le classifiche dei personaggi in assoluto più forti, e noi questa sera abbiamo in studio veramente un pezzo da 90 del mondo di TikTok. Sì, Arnaldo Mangini, benvenuto tra noi. Allora, comico, ciao, clown e come ama definirsi, fantasista. È vero, sì, grazie per questa opportunità. Come si dice, buonasera, buona mattina, buon pomeriggio. E, sì, è diventato un lavoro a tempo pieno, quella dei social. E, insomma, ma senti, siamo tu, qui. 32,5 milioni di followers, in particolare su TikTok, sei praticamente dietro solo a Kabilame o Kabileim, chiamatelo come volete. Qual è il segreto di una crescita così rapida? Non lo so, mi trovo lì per caso, con la pandemia avevo già due social che seguivo, ma con risultati modesti. E poi il figlio della mia compagna mi ha detto: dovresti provare TikTok. E io, la prima reazione è stata: un altro social? No. Poi ci ho provato e il primo mese sono arrivati tutti questi social, che a dire la verità pensavo anche per un attimo che fossero finti, no? 3 milioni in un mese di followers. E lì ho detto: va bene, impegniamoci, vediamo come. E quindi sì, con la pandemia è nato tutto, ed è nato per caso, perché io facevo gli spettacoli in giro per il mondo, avevo una tournée teatrale che, come tutti i miei colleghi, col Covid è stata annullata, e quindi mi sono ritrovato a casa con la barba lunga per la prima volta nella mia vita, e quindi insomma ero lì che facevo le mie cose, ma mai e poi mai avrei immaginato di raggiungere questi risultati, ecco. Ma per avere un profilo così seguito, appunto, tu sei più sull'improvvisazione oppure invece su un piano editoriale ben studiato con degli autori, dei costumisti? Ok, allora intanto diciamo che io sono insieme alla mia compagna, quindi siamo in due, che tra l'altro lei ha lasciato il suo lavoro e adesso viviamo in simbiosi. E sì, abbiamo un piano editoriale, certo, diciamo non è così strutturato come potrebbe esserlo quello di una radio importante, una televisione, però è chiaro che devi lavorare ad una pianificazione di contenuti che si adatta, quindi nei social secondo me è un continuo capire come affrontare le stagioni, come vanno le cose, ecco, quindi è molto... Seguire l'onda dei social, diciamo. Sì, esatto, sì. Sì, sono d'accordo. Senti, tu hai scritto un libro che è Il potere del sorriso, e secondo te è più performante, più forte sui social un sorriso statico come quello di Instagram, oppure qualcosa di dinamico, più di movimento come TikTok? Il sorriso secondo me funziona per me molto di più su TikTok, perché il mio approccio con questo social è l'immediatezza nel presentarmi, quindi io solitamente cerco nei primi secondi di attirare l'attenzione con una delle mie capacità che fanno parte del mio bagaglio di spettacolo di tutti questi anni,
Io sono circa 28 anni che faccio spettacoli in giro e quindi scelgo di portare qualcosa di inaspettato per far sorridere o ridere. TikTok è una piattaforma dove si consuma più velocemente, questi giovani hanno quasi il crampo al dito, no? Perché sono lì che skippano questi video e quindi c'è bisogno di trovare nei pochi secondi a disposizione un inizio, un centro ed una fine. E per me ecco lo storytelling, la storia, seppur molto breve, funziona meglio su TikTok. Vediamo sì, subito uno dei tuoi TikTok più riusciti, Magic Eyes. Allora, avete visto un esempio, no, di ciò che fa Arnaldo Mangini su TikTok, adesso potete aprire il vostro smartphone e mentre ci seguite andare a cercare il suo profilo, che in realtà ha già un numero veramente impressionante di followers, lo dicevamo prima, 32,5 milioni di followers, secondo solo a Cabileimo, Cabilame, chiamatelo insomma come volete. Ma qui c'è un dettaglio non indifferente, perché Arnaldo, questa popolarità arriva sulla soglia dei 50 anni, no? E io ad esempio sono uno di quelli che dice non mi posso avvicinare a TikTok perché non c'ho più l'età, no. Qual è il segreto quindi per riuscire ad irrompere così in una piattaforma che di solito insomma diciamo è predominio dei giovanissimi? Sono tante le componenti, come ho già detto prima c'è il figlio della mia compagna che mi ha un po' tirato dentro questo e quindi ha rotto questo gap generazionale e quindi mi ha fatto scoprire questi trend, queste musiche e, tra l'altro ieri eravamo a vedere un concerto di Oliver Tree a Milano al Fabrique quindi star dietro a quello che accade sui social anche guardando le musiche, guardando quello che fanno gli altri e questo è un po' il segreto, portare la propria verità, cioè nel mio caso io sono un comico e faccio il clown che sarebbe come si può dire il pagliaccio professionale, però inteso nel senso più alto del termine, c'ho questi scherzi, per esempio ho portato questo ketchup, chiedo scusa, ora ti pulisco. È rimasto il ketchup sulla camicia bianca? Forse è rimasto un po' di... Grazie. Okay. E quindi, però, ora che mi viene in mente, il grande segreto è non essere soli, cioè nel mio caso avere qualcuno che ti supporta e sopporta, quindi un team, delle persone che lavorano insieme a te e perché come ogni lavoro c'ha i momenti up e i momenti down e quindi chi è vicino a te ti conosce può capire come sta andando. Ma, sì, senti, ma ti ricordi ancora il primo TikTok che hai pubblicato? Cioè, nel senso, come è stato il primo approccio con l'applicazione? Sì. No? Cioè, hai compreso subito quali erano le dinamiche? Ho fatto un esperimento. Allora, il primissimo, diciamo che era stato il primissimo approccio circa un anno prima della pandemia, quindi in tempi non sospetti. Mi sono detto, butto dentro uno dei pezzi più forti del mio spettacolo, sicuramente andrà bene, l'ho buttato e non è successo niente. Cioè non è numeri bassissimi, eccetera. Poi dopo, un anno dopo, quando è successo quello che ho detto prima, ho preso in braccio il mio gatto e ho fatto un video di lip sync, okay. Che vuol dire muovere la bocca a seconda del parlato, diceva all'incirca così, a te te pare un ciambellone? No, e io parlavo col mio gatto e quel video lì improvvisamente centinaia di commenti inaspettati e tutti a tema eccetera. Il video dopo ho improvvisato un balletto e anche quello è esploso, quindi da lì poi uno cerca di capire, fa le prove, vede
e porta, come ripeto, quello che gli piace fare. Allora, guardiamo un altro video di Arnaldo Mangini che ci è venuto a trovare sempre dalla collezione dei video più visti su TikTok. Oh, questo è un altro degli esempi di ciò che Arnaldo Mangini dunque fa quando produce i suoi TikTok. Questo è il momento clowneria. Ecco. Sì, no. Insomma. Che cosa? Ah, scusa, volevo. Ah. Ok. Allora, a proposito appunto del momento clowneria. Sì. Clowneria. Ah! Dice... No. Chiedo scusa, mi è partito. E tu sei stato uno dei primi a portare appunto il mondo dei clown sul mondo di TikTok. Okay. E che differenza c'è, soprattutto che difficoltà c'è approcciarsi a una telecamera di uno smartphone piuttosto che a un pubblico appunto reale che ti dà un feedback immediato? Sì, io preferisco il mondo reale perché arrivano più le vibrazioni, le cose. E nel virtuale invece devi stare attento a fare queste dinamiche. No, vabbè. Ma poi ce ne svegli uno, magari fuori onda, tipo questo, e questo voglio saperlo. Ok, quindi la differenza è semplicemente la differenza è che devi avere il feedback e il contenuto, quindi seguire un ritmo, seguire un tempo e non puoi divagare. Vero. Tanto. Invece dal vivo, se il pubblico lo prendi, puoi anche scegliere di fare, insomma. Quello. Ma quanto sono grandi le tasche di un guardi, clown? È vero. Se posso. E quante sono soprattutto le tasche? C'è dentro di tutto. può apparire un oppure un frustino, scusa, attenzione, ecco. Non ho fatto niente. È professionale. E quindi è una giacca apposta preparata. Una giacca multitasking. Multitask, esatto. Da eta beta, noi sì. Boomers. Multitask. Sì, esatto. Ma scusa, che ne sanno loro di eta beta? No, mi è scappato. Così. Ma faccio finta di niente. E invece, scusa, ti volevo chiedere quanto vale, cioè quanto ti ha aiutato, quanto invece magari può essere a quel punto un'eredità un po' pesante da portare con sé il fatto di essere abbinato spesso a Mr. Bean, a Rowan Atkinson, no? Per, come chi è Mr. Bean? Non ho mai sentito. di solito dicono che assomiglia a Will Smith, George Clooney, anche dipende da sì, che da, profilo. Da qui sì, da questo lato più, sì. Più George Clooney, sì, George immagino, Clooney infatti, di qua, di quello a sinistra. Okay. Di qui in effetti Will Smith. Vedi, sì. Sì, sei un mix tra i due. Sì, è una componente. Basta, non voglio più parlare di questa cosa. Posso entrare? Ti senti console? Dico no. Luca, basta, però cambia domanda, Luca. Scherzavo. Non dico più. No, è una componente che insieme alle altre fa la differenza, perché stiamo parlando di uno dei comici più famosi al mondo. Il più famoso al mondo esistente. Quindi. È un qualcosa che spiazza, no? Dice ma fammi capire che sia lui, no? C'è questo gioco, no? di identità e che insieme alle altre cose, alle magie, far apparire qualcosa, far scomparire qualcos'altro, per esempio io porto sempre dietro una bacchetta magica e faccio apparire e scomparire. Vabbè, questo è molto difficile, quindi poi dopo ne facciamo più. Questo possiamo farlo anche noi. Forse ho capito il trucco di questo, forse ma non è detto. Ma senti, ti chiedo un'ultimissima cosa prima di salutarti. Ma è vero che il clown è anche un po' triste? Il clown attraversa la difficoltà per restituire la leggerezza. Però il clown si rifà alla commedia dell'arte, quindi c'è tutta una tradizione, soprattutto italiana, da cui arrivano determinate capacità, conoscenze che ti permettono di affrontare qualsiasi tipo di palco. Quindi nel mio caso la clownerie è un qualcosa di mimato, un linguaggio muto che può essere universale. Infatti i miei paesi sono tutto il mondo, dal Brasile all'America, alla Russia, tutto il mondo. Cosa
E quindi anche noi, se vogliamo esportare, dobbiamo smettere di parlare, no? Cioè, esatto. Fare una trasmissione a gesti. La prossima trasmissione popolare, sì, è così. Sarà solo a gesti. E allora, grazie per essere stato con noi in questa puntata davvero speciale di Arnaldo Mangini, è qui con noi a Influencer It Parade. Grazie Arnaldo. Grazie Arnaldo. Grazie a voi. Bentornati dunque, ben ritrovati a Influencer Hit Parade, appuntamento settimanale dedicato al mondo di social media, un vero e proprio programma ibrido. Abbiamo già affrontato le nostre classifiche settimanali, in questo caso dell'applicazione Threads, abbiamo incontrato il nostro ospite Arnaldo Mangini e adesso vi parliamo invece di una piattaforma che non è popolarissima in Italia ed è un vero peccato perché è uno dei social network più divertenti. Parliamo di Snapchat. Sì, Snapchat, un social che francamente uso, anche se devo ammettere che negli ultimi anni ho un po' perso questo vizio di utilizzarlo. A te piace tantissimo, me l'hai detto fuori onda. Io lo trovo bellissimo, tra l'altro bellissimo graficamente, bellissima per alcune delle idee, ma soprattutto Snapchat è la piattaforma da cui tutti gli altri hanno praticamente saccheggiato un sacco di idee. Allora, intanto diciamo che nasce nel 2011 da tre studenti di Stanford e questa data, 2011, è importante da ricordare perché TikTok invece nasce solo nel 2016. Perché ve lo diciamo? Perché molte delle cose che si trovano oggi su TikTok in realtà sono liberamente ispirate, per non dire copiate, proprio direttamente da Snapchat, che ad esempio è stata la prima in assoluto ad avere dei filtri incredibili. Da utilizzare. No? Sì, filtri incredibili che tra l'altro io utilizzo ancora oggi, perché secondo me nelle altre piattaforme non ci sono filtri così divertenti, così spiritosi, così fatti bene pure. È vero, pensate, sì, sì. Io posso diventare una bellissima ragazza attraverso i filtri di Snapchat, comunque, che sono veramente divertenti. Sì. E è stato tra l'altro uno dei primi usi davvero molto interessanti di intelligenza artificiale all'interno di un'applicazione. E poi non solo, la prima a introdurre il concetto delle storie, no? Esatto, sì, si possono inviare messaggi di testo, foto e video visualizzabili solo per 24 ore. È vero, e poi oltre a questo anche l'evoluzione della piattaforma, perché all'inizio si potevano girare dei video molto brevi che potevano essere spediti solo da persona a persona, no? Invece poi c'è stata l'evoluzione per diventare una vera e propria piattaforma social. Esatto, io non mi ricordavo questa cosa dei messaggi che si autocancellano, giusto? Certo. Dopo un tot, non me la ricordavo, forse che non l'ho mai utilizzata per i messaggi, più per i filtri. È vero, insomma, tenete conto, ecco, di messaggi effimeri che sono una delle cose che abbiamo trovato ora anche su altri social network. In questo caso proprio su Snapchat c'è stata per la prima volta questo genere di implementazione. C'è uno spazio ad esempio bellissimo dedicato ai luoghi. Quando siete in luoghi famosi potete utilizzare proprio un intervento dell'intelligenza artificiale che permette ad esempio di applicare dei filtri speciali alla Torre Eiffel che viene riconosciuta piuttosto che al Duomo di Milano. Infatti Snapchat è sempre stata riconosciuta come l'app per eccellenza sia per i filtri appunto che per i ritocchi delle foto. E a differenza anche di Biril, i filtri fanno da padrone e sono proprio cuore dell'app. Beh sì, diciamo che forse da questo punto di vista Snapchat è proprio l'opposto, diametralmente l'opposto rispetto a BeReal, perché BeReal è quella delle foto senza filtri, delle foto scattate in tempo reale, Snapchat vietati. Invece è quella dei filtri divertenti. Proprio quella dei filtri, esatto. Che tra l'altro sono molto divertenti, ci sono anche delle facce proprio buffissime. E i suoi messaggi multimediali sono chiamati Snap. Sì. Vabbè, tu immagino che tu lo sappia, però magari qualcuno sfugge questa cosa. E nel 2017 hanno effettuato un importante restyling grafico, visto che mi parlavi appunto di grafica che è fatta molto bene quella di Snapchat. È vero, che non è piaciuta a tutti, però in quel caso c'era stata addirittura una rivolta di alcuni personaggi famosi che frequentano l'applicazione, no Jessica? Vero, sì. C'era stata Kylie Jenner, ad esempio, sì, che pensate, aveva detto non mi piace l'applicazione, che ha perso 1,3 miliardi di dollari di investimenti pubblicitari proprio per questo apprezzamento. Ma lei si è proprio lamentata con un tweet, certo, su Twitter. Sì, è una cosa piuttosto curiosa. Sì, esatto. Però, insomma, nonostante non sia particolarmente popolare in Italia, rimane una delle applicazioni più divertenti e tra l'altro anche con una gestione della privacy e del controllo dei contatti con i minori veramente molto precisa e attenta, e comunque con 700 milioni di utenti. Esatto, ti stavo per chiedere, lo sai il traguardo che hanno raggiunto? Sono 750 milioni di utenti attivi mensili.
Beh, questo è un numero importante, vuol dire che è un'applicazione sicuramente popolare. È un peccato, magari provate a scaricarla e provate a vedere anche il funzionamento delle mappe, cioè avete, aprendo la mappa, un'indicazione di dove sono le persone che stanno in quel momento pubblicando contenuti su Snapchat, e questo ad esempio serve soprattutto quando ci sono grandi eventi. Esatto. È molto divertente, soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, vedere quando ci sono i concerti quanto si colora la zona dove c'è un palazzetto dello sport o uno stadio. Tra l'altro, se non sbaglio, qualche anno fa hanno avuto anche un attacco hacker. Sì, questo è stato un passaggio doloroso perché sono stati trafugati i dati di 4,6 milioni di utenti che sono stati poi pubblicati online, per cui è stato possibile conoscere username e anche numero di telefono delle persone connesse. E questo ci porta ad un tema che affronteremo però la prossima settimana. Esatto, anche perché voglio capire se c'è un modo poi per difenderci. Allora, per difendersi dai rischi informatici, il primo aspetto è sicuramente quello della consapevolezza del fatto che esista un rischio, no? Quindi sapere che i dati che noi pubblichiamo, che a noi sembrano dati ininfluenti, insignificanti, per qualcuno potrebbero invece rappresentare un valore e per noi un rischio. Quindi, insomma, ne parliamo. Ne parleremo, anzi, nella prossima puntata scopriremo di più appunto di questi rischi, parleremo di sicurezza informatica e molto altro. Ospiti con noi, insomma, ci saranno sempre un sacco di sorprese come sempre. E allora, grazie a Jessica Brugali. Grazie a te, Luca Viscardi, e grazie a tutto il pubblico per averci seguito. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, come al solito, su Sei la TV.